Presente. San Severino Francesco. Sì, Carosello. Presente. Carolina Pitanello. Sì. Albino Carmine. Presente. Carolina Di Leopoldo. Presente. Grocia Natale. Presente. Spagnolo Nunzia. Presente. Nicoletti Gennaro. Assente. Papa Paola. Assente. Carosello. Assente. Ok. La seduta è pari, possiamo iniziare. Primo punto dell'ordine del giorno, lettura ed approvazione verbali, seduta precedente. Allora, i verbali sono quelli della seduta del 28 novembre 2020 e sono il numero 28, lettura ed approvazione verbali, seduta precedente, numero 29, ratifica del libro di giunta comunale numero 84 del 5 novembre 2020 e salvaguardia degli equilibri di bilancio, numero 30, revisione periodica della società e senza dell'articolo 20, decreto legislativo 165-2016, individuazione, partecipazione ad animare o valorizzare, numero 31, approvazione del documento unico di programmazione, RUP, numero 32, servizio di tesoreria, approvazione a schema di convenzione per il 2021-2025, numero 33, approvazione chiave vendita immobili ERP. Passiamo alla votazione. Favorevoli? All'unanimità. Secondo punto all'ordine del giorno, approvazione del piano finanziario tali 2020. Allora, il piano economico finanziario tali è il piano che fotografa la situazione economica che riguarda il servizio di raccolta rifiuti, proprio perché alla luce dei costi che vengono, che si effettuano per la gestione della raccolta rifiuti, viene poi determinata la tariffa per appunto il pagamento da parte delle utenze domestiche e non domestiche. Quest'anno troviamo il piano a dicembre, anche se il termine ordinario è il 30 aprile, ma per l'emergenza Covid è stato inviato il 1 di dicembre. Diciamo che non ci sono grosse modifiche, grosse variazioni rispetto a quello dell'anno precedente, se non purtroppo qualche aumento di costi dovuti principalmente alla nostra questione che abbiamo più volte detto, che riguarda il convenimento in discarica, perché le tariffe di convenimento in discarica delle regioni Calabria sono aumentate a dismisura e quello un po' ha fatto slittare e aumentare i costi. Però allo stesso tempo, diciamo, noi stiamo cercando di in qualche modo calmierare, compensare questo maggiore spese con diverse attività di lotta all'evasione, attività comunque di maggiore efficienza della raccolta differenziata, perché comunque la parte dei costi viene ripartita poi equamente sui cittadini, quindi se noi riusciamo in qualche modo a ottenere una maggiore differenziazione della raccolta differenziata, devo dire che su questo stiamo procedendo bene, perché la percentuale di raccolta differenziata su Santa Sofia è abbastanza diciamo alta, abbiamo una percentuale di, abbiamo anche inserito nel piano, mi pare del 60-75% di raccolta differenziata, quanto la media regionale del 64%, quindi vuol dire questo che la cittadinanza di Santa Sofia sta rispondendo bene, stiamo utilizzando molto bene facendo il possibile tutti quanti per diminuire la parte differenziata, che poi è quella che porta maggiori costi all'etere, perché quello che compriamo in discarica è l'indifferenziato, quindi quello che fa alzare i costi. Infatti nella regione Calabria abbiamo pagando per l'anno 2020 70.000 euro di convenimento, quindi più differenziamo e meno più il costo diminuisce, il costo complessivo del servizio. Continueremo ancora, diciamo, nell'anno successivo a sensibilizzare la popolazione, cercheremo di fare in modo appunto che la raccolta differenziata aumenti ancora di più per diminuire questo costo complessivo, e continueremo anche, come dicevo prima, con una lotta all'evasione per fare in modo appunto che ci sia praticamente dal primo momento, prima anche e dopo la nostra insediamento in comune, abbiamo sempre detto pagare
tutti pagheremo, quindi se tutti paghiamo di meno, ed è questo l'obiettivo che siamo prefissati, vuol dire che ci stiamo riuscendo abbastanza bene. Quindi vabbè, ovviamente c'è al piano economico finanziario legato al parere del professore De Poli, ma per legge che è favorevole, e se non diciamo osservazioni possiamo passare all'autonomazione. Favorevoli? All'unanimità. Sembra tutti favorevoli, media di esecutività, favorevole all'unanimità. Terzo punto all'ordine del giorno, l'approvazione del regolamento di contabilità comunale. Questo è un passaggio obbligato perché il comune deve necessariamente essere adottato il regolamento per quanto concerne la contabilità comunale, il procedimento di approvazione dei bilanci, e tutto diciamo, ciò che riguarda l'ambito economico finanziario. Il nostro, quello che è attualmente vigente, è un po' regolatato, mi pare che sia del 96, quindi si sono succedute diverse norme che hanno modificato la normativa, che hanno introdotto nuove, hanno un po' stravolto tutto il sistema economico finanziario degli enti locali, quindi questo è un passaggio obbligato per fare in modo che la regolamentazione della contabilità dell'ente si in qualche modo adeguata alla normativa vigente, quindi andiamo a sostituire in pratica il vecchio regolamento con questo nuovo regolamento. Anche qui c'è il parere del revisore dei conti favorevole, possiamo, se non ci sono osservazioni, passare alla votazione. Favorevoli? Punto numero di negoziati, no. Punto numero 4, approvazione del regolamento per la compensazione delle entrate comunali. Allora, questo qui è un altro regolamento che riguarda invece la compensazione delle entrate comunali con eventuali crediti che l'ente vanta nei confronti degli utenti e dei cittadini. Qual è lo scopo di questo regolamento? Quello di andare in qualche modo ad agevolare la discussione, perché sono previste forme di compensazione tra ciò che l'ente deve ottenere dal cittadino e ciò che l'ente deve al cittadino. Quindi lo si fa sia per favorire il cittadino, perché il cittadino che deve comunque ottenere una risorse da rendere comunque è destinatario di risorse da parte dell'ente, può decidere di compensare questo suo credito con eventuali debiti che ha con l'ente, cioè quindi con tributi, con entrate comunque sia di natura tributaria ed extra tributaria che ha nei confronti dell'ente. Quindi principalmente va a favore del cittadino che può effettuare questa compensazione, e ovviamente anche a favore dell'ente, perché in questo modo l'ente ha una maggiore capacità di discussione. Quindi sono degli strumenti che favoriscono la discussione, quindi in maniera ovviamente favorevole sia per l'ente che per il cittadino. Quindi abbiamo appunto voluto andare anche in quest'ottica, perché ci siamo a volte resi conto che c'era questa necessità, magari quanti cittadini che erano destinatari di somme, poi si trovavano a dover in qualche modo dare al comune. In questo modo noi favoriamo questo processo di compensazione, quindi che può essere effettuato sia su richiesta direttamente del cittadino, sia dall'ufficio da parte del comune.
bene. Anche qua abbiamo il parere favorevole del previsore dei conti. Possiamo passare alla votazione. Favorevoli. All'unanimità. Ultimo punto, nomina revisore unico dei conti per il triennio 2021-2023. E la prefettura ha effettuato la procedura per la designazione del revisore dei conti, quella attuale scadenza e quindi in data 9 novembre la prefettura ha effettuato il sorteggio, perché la designazione del revisore dei conti viene effettuato per sorteggio, e è stato designato al comune di Santa Sofia de Piro il revisore unico Sosto Vincenzina. Abbiamo effettuato quindi le procedure anche richieste dalla prefettura per accettare la compatibilità e l'assenza dei requisiti per l'espletamento di questo incarico. Ci sono quindi tutti i requisiti previsti dalla legge e oggi possiamo quindi prendere atto di questo verbale di estrazione della prefettura e nominare il previsore. Quindi porgo anche un saluto al previsore unico uscente, che è la dottoressa Luciana Minniti, e la ringrazio per il lavoro effettuato, diciamo, al servizio del nostro ente, e porgiamo anche un saluto e un augurio di buon lavoro al nuovo revisore di tutte le conti, che è, come dicevo, la dottoressa Sosto Vincenzina, che è stata nominata nel triennio 2021-2023. Se non ci sono osservazioni, possiamo passare alla votazione. Favorevoli? All'unanimità. I punti sono terminati, io vi auguro un felice anno nuovo, sperando che sia migliore di quello che è la trascorsa. Penso che sia come dire, abbastanza semplice che il nuovo anno sia abbastanza probabile che il nuovo anno sia migliore di quello appena trascorso, perché se così non posso, vale a dire che saremmo messi veramente male. È stato un anno difficilissimo, soprattutto per il nostro comune. Abbiamo lavorato tanto per fronteggiare questa situazione che ci ha visto in questo anno, in qualche modo ci ha travolti dal mese di marzo. Ce la siamo cavati, questo possiamo dire con orgoglio e fierezza, ce la siamo cavati davvero, davvero molto bene. E l'augurio appunto è quello di un anno sereno, quantomeno sereno e tranquillo. Quindi di nuovo gli auguri, rinnovo gli auguri a tutti quanti noi. Grazie. Buona giornata.